Salve a tutti, sono Marcus di Takagi Sartre Studio e oggi ho il piacere di introdurvi nel primo video di vlog del canale e ho il piacere di avere con me un ospite d'eccezione, Loris Pavichievaz. Ciao a tutti, ragazzi, ciao, piacere. E Loris è un mangaka. Abbiamo iniziato il percorso di manga e anime nel lontano 2009 insieme. Quanti anni, mamma mia. Esatto. Sono passati ben 12 anni. Wow. Beh, inizierei con farti qualche domanda su manga e anime. Perché hai iniziato questo percorso? Da quando hai iniziato a disegnare? Vai, raccontaci un po' la tua storia. Allora, ho iniziato a disegnare, diciamo praticamente da sempre, come la maggior parte di tutti quelli che hanno questa passione qui, proprio di disegno in generale, ma in particolare sul fumetto, e mi sono affacciato sul genere manga intorno praticamente quando sono stati approdati in Italia, quindi intorno agli anni 90. La curiosità noi, almeno per la mia generazione, credo che facciamo parte della generazione X, quindi 70-80. È stata una scoperta, chiaramente, vedere in edicola i nostri beniamini, no? Cioè, vedendo sui cartoni animati, nelle reti private, o in particolare i più famosi erano su Rete Rai, quindi parliamo di Goldrake, Jiggy, della Serpi, Robottone, di Gonagai. E in seguito, ripeto, negli anni 90 cercavo di trovare uno stile personale. All'epoca ci si vociferava di questa cosa e in edicola trovai per la prima volta un magazine che si chiamava K Magazine, edito dai K Boys, che in seguito poi, come sappiamo, sono diventati i fondatori poi del Lucca Comics. Mi Forse non lo ricordo. sanno, non tutti lo sanno, ma sono stati loro i primi proprio ideatori di questa cultura. E lì scoprì il primo manga di Masamune Shirow, Ghost in the Shell, e letteralmente fui con gli occhi sbarrati per almeno 3 minuti sulla copertina, così. Per dire, era impressionante, e cercavo tra l'altro di percepire sia lo stile che la colorazione, perché la colorazione poi era fatta una colorazione che all'epoca non sapevo neanche se fossero retine o qualsiasi altro tipo di colorazione digitale, quindi cercavo di simularla con gli strumenti che avevo e da lì scoprì praticamente i colori a pastello. Quindi da lì poi quei pastelli acquarellati cercavo di emulare lo stile di Masamune Shirow. Da lì poi si è aperto un mondo, abbiamo scoperto anche poi i nomi originali dei nostri personaggi, no? Facciamo ad esempio Cosimaci a Johnny, in realtà il nome originale di Cosimaci a Johnny del manga era Orange Road, quindi da Sabrina a Madoka, Latinetta, all'altro nome che adesso non ricordo, quindi a maggior ragione poi abbiamo imparato anche, diciamo in generale, tutta la cultura giapponese, oltre ai fumetti, poi anche i loro stili. C'è stato quindi un amore a prima vista, diciamo. Quindi, ritornando al nostro discorso, manga e anime, wow, finalmente trovare in edicola una cosa incredibile, edito della Rai Agostini, in cui finalmente, perché prima era solo un sogno praticamente, e le tappe, le fiere erano il Sacro Graal, era praticamente come andare sul Monte Olimpo, il primo Lucca aveva praticamente l'esclusiva, per noi era solo un sogno Infatti, partecipare a fiere del genere, che comunque all'epoca erano molto contenute, perché erano più raduni più che altri. Tra l'altro, anche su K Magazine si facevano le fuci del K. Quando internet era ancora alle prime armi, si andava con 56 6K Loris, praticamente. scusa, ti Sì, interrompo. dimmi. Nel frattempo starete vedendo in sovraimpressione anche qualche esempio dei fascicoli di manga e anime. Sì. E dicevo, quindi è stato per noi praticamente
praticamente un grande evento perché finalmente potevamo capire e imparare questo tipo di tecnica particolare. Tra l'altro ci sono stati anche due docenti di eccezione, Puoi uno si parlarcene? chiama... Esatto. Vai. Sì, erano all'epoca, era all'epoca, dai. All'epoca, Sembra vabbè. che stiamo parlando Della di preistoria. tanti anni fa, senza levare niente all'età dei docenti. Comunque, abbiamo avuto una grande insegnante che è stata Midori Yamane, che tra l'altro insegna ancora adesso alla Scuola Internazionale di Comics, se non mi sbaglio, di Roma, e Giorgia Flaherini, che penso che adesso sia diventata proprio direttrice, all'epoca era ex direttore, se non mi sbaglio. Cioè, ci insegnava la sceneggiatura, quindi da questi due insegnanti abbiamo potuto quindi capire come si sviluppa esattamente un manga, quindi dalla storia, proprio dalla costruzione di una storia fino allo svolgimento della tavola finale. Si può dire che equivalgono più o meno, abbiamo fatto 3 anni, quindi più o meno come un anno, come gli anni accademici di qualsiasi scuola, Sì, alla presumo. fine sì. Alla fine sì. Poi Erano. maniera poi, vabbè, perché comunque sì, va bene, una scuola ci studia anche Vabbè. animazione, ci sono corsi di specializzazione, però devo dire, almeno per le basi, per chi cominciava, abbiamo imparato abbastanza bene. Poi da lì è nato poi tutto il resto. Io Esatto. poi attualmente sto studiando per conto mio, che poi anche tu poi ti stai dedicando comunque all'environment al 3D, quindi la mia curiosità, anche vedendo da altri mangaka famosi come sono Asano o Goichi, che utilizzano elementi, quindi modelli 3D sul fumetto, quindi la curiosità era grande, quindi per conto mio da autodidatta ho cercato di estrapolare questi tipi di tecniche, quindi poi sono arrivato a un certo risultato soddisfacente, si può dire. Ho capito. Loris, circa 3 anni fa abbiamo aperto io e te anche un gruppo su Facebook che si Sì, chiama Chiedilo al Mangaka. E esatto. questo perché, ovviamente, sfortunatamente o poi perché l'editore aveva comunque chiuso il sito di Manga e Anime, perché appunto Beh, sì. insieme alla collezione a fascicoli, che con i fascicoli davano anche gli strumenti, no? Sì, ecco, infatti, ci hanno Erano dei fatto... bei regalini Ma insieme. sì, era la scoperta dei pennini, in I pratica, dei pennini, i Pinkpen, non immaginavo manco che esistessero. pastelli, i Quindi, pastelli, ripeto, ho gli scoperto acrilici, un stavano un sacco di cose, un sacco di mondo. Sì. strumenti allegati ai fascicoli. E arrivati al numero 100, poi era finita i fascicoli. E c'era comunque sia, stavamo dicendo, anche un sito, una specie di forum che si chiamava disegnomanga.it, ma dopo la fine anche dei fascicoli è andato avanti ancora qualche mese, ma poi è stato chiuso. Sì, poi si è chiuso definitivamente il progetto, peccato. Esatto, è stato un peccato. Peccato. E a me e a Loris è venuta la brillante idea di continuare quello che è stato questo progetto, no? Sì, Con. chiaramente a seconda delle nostre competenze, insomma, non è che ci Certo. dovevamo paragonare ai professionisti del settore, Ovvio, però in 3 anni, diciamo, ho imparato anche parecchio. perché io dopo Manga e Anime mi ero iscritto all'Accademia Europea di Manga E quindi si è E specializzato quindi mi sono per specializzato in manga e anime con queste competenze e con le competenze che avevo anche appunto acquisito Loris con manga e anime. Abbiamo pensato di aprire questo gruppo, questo canale, diciamo, sì, un po' preferenziale, educativo di informativo dove. divulgazione anche per quanto riguarda la tecnica manga, perché comunque diciamo, tra Esatto. l'altro si stanno creando molti appassionati che poi sono rimasti un po' disorientati, quindi Tra proprio a proposito, l'altro. siccome tu poi tra l'altro hai continuato anche in maniera professionale, quindi un po' delle competenze mie, un po' delle conoscenze mie, abbiamo cercato quindi tutti i ragazzi che si volevano affacciare a questo tipo di tecnica, questo tipo di proprio di cultura, di dare tutte le informazioni possibili. Ecco. Ancora adesso è attivo, quindi se volete su Chiedilo al Mangaka potete tranquillamente Qui iscrivervi. sotto nella descrizione del video troverete anche il link. Se Ok, volete perfetto. iscrivervi al gruppo.
troverete quindi Me e Loris sì. a Troveremo disposizione. Anna, ci sono anche molti nel gruppo, ci sono, siamo già un centinaio che Sì. può aiutarmi, e troverete anche, comunque ci sono anche persone professioniste, c'è Salvatore Pascarello per esempio anche nel gruppo, chiaramente c'è anche Midori. Chiaramente vi risponderanno chi sarà disponibile, quindi se Esatto. avete qualche dubbio o domanda, È un tra l'altro gruppo. sono già dei contenuti comunque già inseriti e distati, anche contenuti video. Esatto, diciamo che è un gruppo dove ci si Sì, a aiuta a livello vicenda, generale, ecco. dove ci sono scambi di opinioni, di idee, di tecniche, tanto lato, quindi potete interagire tranquillamente, ponete una domanda come nei gruppi social, di qualsiasi gruppo social di Facebook, e chi è disponibile vi risponde. Esatto. Tra l'altro poi ne abbiamo fatto un altro più recente che si chiama 3D Comics Lab, Esatto. che Se ne parliamo vuoi proprio parlarci. di sì, tra l'altro anche qui stiamo acquisendo questo tipo di competenza perché come ti dicevo, come avevo introdotto prima, c'era la curiosità di sapere queste determinate tecniche, quindi come usare delle reference, tra l'altro sia fotografiche che di elementi 3D e implementarli quindi nella nostra storia manga. Vi ricordo, la regola base per ottenere un ottimo risultato sono le reference. Quindi invece di bevete consapevolmente, poi usateli consapevolmente, nel senso che usare reference sì, però se non si hanno comunque basi o di anatomia di prospettiva, le userete comunque. Sì, si fanno le cose, chiamiamole a casaccio, ecco, per non andare fuori, per non andare off topic. E quindi usare quindi elementi, diciamo, modelli 3D in maniera corretta con tutti i programmi che sono, tra virgolette, a portata di mano. Quindi principalmente ho studiato come implementarlo su Maya, ultimamente sto facendo su Blender con Photoshop e quindi usare il modello di Clip Studio Paint e quindi implementare modelli 3D, tra l'altro renderizzare. E importarle poi su Clip Studio Paint e utilizzarle appunto come reference. Questo è un po' uno studio che ho fatto nel corso degli anni, cercare di renderlo comunque più accessibile possibile. Come ben Ecco. sapete, i mangaka giapponesi si fanno il mazzo, hanno 50.000 assistenti. Di certo noi non possiamo pretendere nella nostra realtà una cosa del genere, quindi si fa quel che si può. Se si hanno, tra virgolette, delle scorciatoie accessibili che ci possono facilitare il lavoro, tanto meglio, no? Ecco, diciamo che questo è un po' un workflow alternativo, ecco, diciamo. Sì, ripeto, è un sistema per poter avere un po' di tempo. Se usiamo invece un modello 3D che possiamo impostarlo a 360 gradi, chiaramente impostando nelle giuste posizioni, nelle giuste prospettive, ci facilita ulteriormente il lavoro. Certo. Quindi, preso da questo punto di vista qui. Ok. Loris, vuoi farci vedere qualche tuo lavoro partendo da magari quello che è il manga per arrivare poi a quello che stai facendo adesso con dei modelli 3D e facendoli diventare illustrazioni? Magari Allora, due o tre esempi di quello che è guarda, ti faccio stato vedere perché e mo, vabbè, due o mo tre sto esempi parlando di di quello con lavoro, il sto lavorando, 3D. se riesco tra l'altro a condividere lo schermo, questo, ok, vedete? Allora, questo è un classico esempio di un elemento 3D con colorazione a flat che stavo facendo adesso. Quindi questo è un risultato finale di un modello renderizzato in FBX con impostazione illuminazione a cel shading. Adesso io semplicemente col secchiello stavo facendo tutti gli effetti di riempimento che poi andavo comunque ad aggiustare meglio. Questo è un metodo che potete utilizzare a seconda poi del tipo di impostazione che volete usare, se lo volete usare per una tavola comics o un semplice manga. Qua non c'è stato nessun tipo di intervento, nel senso di solito nell'illustrazione, quando si usa un modello 3D, si tende a prendere l'immagine renderizzata, quindi l'immagine singola, salvarla di solito in formato PSD, se ricordo bene, importarla in un programma di elaborazione grafica, nel caso era Photoshop, e poi da lì elaborarla. Diciamo che questo è il metodo più tecnico, più convenzionale, in modo che si può gestire meglio colore e tant'altro. Io per conto mio invece l'ho importati sul, come dicevo, su Clip, nel
sto cercando quindi di ottenere un risultato più o meno simile. E quindi, quando non ho fatto nessun tipo di intervento, come potete notare, la mia NAST, secondo il modello, qui è abbastanza definita. Quindi non ho fatto nessun tipo di intervento manuale, per intenderci, quindi ho usato proprio il modello 3D così come stava e ho... quindi l'ho... niente, l'ho importato e adesso ci sto facendo praticamente delle tinte piatte, very flat. Quindi questo è un esempio. Un attimo che lo salvo, perché volevo dire che nel bello della diretta l'ho aperto. Allora, ok, questo è uno. Vi faccio vedere adesso delle tavole per farvi capire il risultato che si può ottenere su una tavola manga. Vediamo se la trovo. Ecco, questo per esempio è uno sviluppo di una tavola che ho seguito. Quindi ci sono basi fotografiche, sono queste qui. Questa in realtà è una foto, chiaramente, poi l'ho rielaborato, ci ho messo anche i retini con elemento di reference 3D. È dettagliato. Il satellite. È dettagliatissimo. Sì, sì. La base fotografica l'ho realizzata con Photoshop per avere il contrasto più possibile. Poi magari in un'altra diretta vi farò vedere anche il tipo di tecnica, come utilizzarla. Sì. I retini chiaramente sono stati messi con clip. Ecco. E poi c'è l'elemento 3D. Scusa Loris. Sì. Ricordo, iscrivetevi al suo canale Twitch. Che, sì. Che Loris si chiama? Loris Trattino Master. Loris underscore. Trattino sotto. Trattino. Sì, underscore. Come viene qui? Underscore. Perché underscore mi pare che sia la barra. No. Quello è slash. Ok, grazie. Ma quindi Loris underscore master. Ok, lo trovate sempre in descrizione qui sotto. Sì, sì, di solito faccio dirette, disegno, faccio queste cose qua. E quindi, come puoi notare, ecco, per esempio, questo è un modello satellite che ho anche qui. Praticamente... se riesco a trovarlo, ecco questo qua satellite, io lo prendo, faccio il drag and drop e me lo importo sulla tavola. E questo modello renderizzato, come potete notare, il render lo si vede anche sul modello. Mm-mm. Chiaramente poi passato in scala dei grigi, per il manga di solito si usano questo tipo di gradazioni qua. Qua ci ho messo qualche gradiente, ho ottenuto poi il risultato finale. Questo è un altro personaggio che ho creato io e questa, diciamo, la tavola 1, quindi introduzione della tavola 1. Vediamo se vi faccio vedere adesso la tavola che ho fatto una settimana fa, dovrebbe essere questa. Ecco, questa invece è la tavola 2. Quindi il risultato finale è cercare di integrare quindi il 3D che non sia troppo invasivo con la scena complessiva finale. Quindi non ci sia molto stacco. Certo. Però ripeto, questo stiamo parlando comunque adesso di bianco e nero. Nella colorazione, come ti ho fatto vedere nella prima tavola, precedente tavola, invece bisogna metterci mani, ecco, il punto è quello. Certo. Ottimo! Poi c'è anche qualche illustrazione, vediamo se riesco a beccartelo, non so. Questo è un altro esempio in stile pittorico, per esempio. I due personaggi che poi ho fatto con una tavola. Sono tutti per esempio. Questi parliamo comunque di illustrazioni, qua siamo già sull'illustrazione. Interessante. E poi c'è tanto l'altro, però principalmente diciamo che questo è. In maniera principale del risultato che vogliamo ottenere. Ok, ottimo! Siamo giunti al termine di questa prima puntata, di questo primo episodio del vlog del canale. Loris, vuoi dare, non lo so, un consiglio? Vuoi salutare in qualche modo strano? Coltivate le vostre passioni, cercate di trovare il più possibile. Chiaramente ci sono, parlando anche con altri ragazzi, ci sono anche ragazzi che... per forza di causa magari non possono frequentare una scuola, quindi magari prendete più informazioni possibili, ma prendetele comunque sia da professionisti. Esatto. Non vi posso ottenere un professionista, però
cioè prendete tutte le tecniche, cercate di informarvi e poi comunque consultatevi con una persona più esperta per vedere poi il risultato finale, tenendolo comunque in maniera più professionale possibile. Certo. Leggete tanto, studiate tutte le tecniche manga, seguite i vostri autori preferiti e cercate di cogliere più informazioni tecniche possibili. Eh sì. Io all'inizio ho imparato copiando, poi man mano ho studiato Ottimo! e questo è tutto. Allora, io ringrazio Loris Fabrichievac per aver Grazie a te, partecipato a per questo primo l'informazione. episodio. Io vi do appuntamento a un prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per tutti gli aggiornamenti. E seguitemi su Instagram, dove vedete anche quello che faccio fuori da YouTube. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti della partecipazione. Ciao, ciao, ciao.